Buongiorno a tutti quanti, siamo all'ultimo appuntamento con il nostro libro di Filemone. A questo punto l'abbiamo visto più di una volta, abbiamo visto quello che sta succedendo, abbiamo visto il perdono che viene esposto nel libro di Filemone. È un libro che ha tutto a che fare con il perdono, anche se la parola perdono non viene mai citata. Nelle due predicazioni precedenti abbiamo visto gli aspetti del perché dovrei perdonare. Perdonare mi libera dal maligno e dal passato, mi libera dal passato e dall'amarezza, chiude le porte al maligno, apre le porte al mio rapporto con Dio e modella il mio carattere per renderlo più simile a quello di Gesù, colui che mi ha veramente perdonato. Ora, sin qui abbiamo visto tutti i casi dove il perdonare è difficile, perché siamo noi che dobbiamo perdonare, quelli che dobbiamo fare il primo passo, quelli che dobbiamo fare un passo anche se nessun altro fa un passo verso di noi. L'altra parte non c'ha volontà di essere, di perdonare, di chiedere scusa, e noi siamo quelli che dobbiamo fare tutto. Però qualche volta succede anche il contrario. Quando siamo noi che dobbiamo accettare le scuse dell'altro, quando l'altro viene e mi chiede scusa, mi chiede perdono, o anche se non viene e mi chiede scusa, vedo che realmente si è pentito per come mi tratta, per come agisce nel mondo, perché vedo un ravvedimento nel suo cammino, come mi comporto? Beh, stranamente, una delle reazioni abbastanza comuni è quella di volergliela far pagare, dicendo: ah, ma hai fatto soffrire, adesso ti fa, ah, ma il mio perdono te lo do, ah, ma attenzione, bisogna passare sotto le forche caudine. Le forche caudine erano all'epoca dei romani, per umiliare le persone che erano state prese prigioniere, mettevano due lance piantate per terra e una lancia sopra, ad altezza bassa, così che dovevano passare sotto e i prigionieri dovevano strisciare a terra. Quello era passare le forche caudine, tu dovrai strisciare a terra per venirmi a chiedere perdono. Vorrei rileggere assieme a voi il libro di Filemone dal versetto 8 fino alla fine, tanto sono 25 versetti soltanti. Libro, mi dai la prima, Matteo? Filemone dice così: perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comportarti, di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio ed ora prigioniero di Cristo. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo con tutto il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho potuto fare nulla senza il tuo consenso perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Prossima. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia mano. Pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rassereni il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche di più di quel che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Allora, Paolo qui sta rispedendo Onesimo a Filemone e giustamente si preoccupa dell'accoglienza. Si preoccupa dell'accoglienza che potrà avere Filemone. Come risolverà Paolo questa situazione con Filemone, che potrebbe essere arrabbiato con Onesimo? Permettetemi un ricordo personale. 30 anni fa io facevo parte della chiesa di Monterosi,
All'epoca non avevo nessuna veste se non quello di essere un semplice membro di chiesa. Avevo fatto il pastore per un paio d'anni nella chiesa di Ronciglione, il pastore dei giovani. Avevo fatto qualche predicazione qua e là nella chiesa di Ronciglione, però non ero mai stato abituato a predicare davanti a un centinaio di persone. Fu così che uno dei conduttori della chiesa, Marvin Oxenham, un giorno dopo la chiesa mi prese e mi disse: guarda, prepara qualche cosa perché fra un po' di tempo, fra qualche settimana, toccherà a te di predicare. Insomma, era una situazione abbastanza importante per me, anche perché Marvin era ed è tuttora uno dei predicatori più talentuosi che io abbia mai ascoltato. Figuratevi come mi sentivo io di sostituirlo sul pulpito. La mattina che dovevo predicare, entrando in chiesa, io già ero bello teso di mio, perché chiaramente era la prima volta che predicavo davanti a così tante persone. Mentre stavo entrando in sala, sentivo le conversazioni di alcuni membri che si informavano su chi avrebbe portato il messaggio quella domenica. Le conversazioni erano più o meno simili a questa: ma chi deve predicare oggi? Ah, non predica Marvin? Chi predica? Marco? Ah, se lo sapevo, ma ero rimasto a casa. Capite che non era il massimo dell'incoraggiamento per chi doveva predicare la prima volta. Evidentemente la conversazione era arrivata anche agli orecchi di Marvin, che quando mi chiamò sul palco, prima di iniziare a predicare, mi cinse con un braccio alle spalle, poi rivolgendosi alla sala disse: oggi Marco comincia il suo impegno come predicatore, ascoltatelo come se fossi me stesso, ascoltatelo come se stessi predicando io stesso, ascoltatelo come se fosse me. Non è mai facile essere il sostituto di qualcuno, specialmente se quel qualcuno è molto talentuoso, molto amato, molto ben voluto, molto esposto, noto a tutti. L'accoglienza di chi avrebbe preferito l'altro oscilla fra l'indifferente e l'irritato, dicendo: vabbè, sentiamo, io non vedo l'ora che smetta. Raramente è: wow, che bello, non predica Marvin ma predica Marco, che bello che non ci sei tu ma invece c'è quell'altro che non ho mai sentito. E in fondo io ero in pace con la chiesa, non avevo combinato grandi problemi in chiesa, anzi ero in perfetta armonia con la chiesa, e era più facile per Marvin dire: accoglietelo come se fossi me. Ma vi immaginate se io avessi fatto qualche cosa grossa contro la chiesa, se avessi fatto qualche peccato contro qualcuno in chiesa e Marvin mi avesse detto a tutti quanti: un attimo, questo è come me, accoglietelo. Quale sarebbe stata la reazione della sala? Mi avrebbero ascoltato oppure mi avrebbero girato le spalle? Ora, su una scala molto più enorme, è quello che prova Onesimo verso Filemone. Ed è per quello che Paolo dice in versetto 12: te lo rimando lui che amo con tutto il mio cuore. Paolo sta dicendo: io Onesimo lo amo, è una persona che amo, so che ti ha fatto male, ma io questa persona la amo. Di sicuro Filemone avrebbe voglia di sentire Paolo, perché Paolo era quello che aveva portato a Cristo Filemone, e avrebbe fatto salti di gioia nel rivedere Paolo, ma avrebbe fatto la stessa cosa per Filemone? Per Onesimo quello che era scappato. Onesimo era uno schiavo in fuga, dovrebbe essere stato, ve lo ricordate, marchiato con la F di fugitivus, di fuggitivo in mezzo alla fronte. È costato tempo e denaro a Filemone, pure una bruttissima figura di fronte a tutti gli altri, di vedere che questo servo, che questo schiavo era scappato. Logico che non provasse la stessa cosa, gli stessi sentimenti che avrebbe avuto accogliere Paolo, e invece doveva averli. Paolo gli diceva: guarda che devi avere gli stessi sentimenti come se vengo io. Mi dai la prossima, Matteo? Filemone 17: se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Sta dicendo: guarda,
io e Onesimo, o vengo io e viene Onesimo, è la stessa cosa. Insomma, sarà che è la stessa cosa. Ora, tenete conto che questo è il versetto chiave di tutto quanto il libro, per quanto riguarda il perdono. Allora, mettiti un momento nei panni di Filemone, per un momento. Vorresti accettare Onesimo come se accettasti Paolo? Accetteresti che Paolo e Onesimo siano uguali? E Onesimo è davvero qualcuno con cui tu hai comunione? Perché vedete, se tu mi consideri in comunione con te, accettalo come me. È Onesimo un benvenuto? Paolo sta chiedendo una cosa molto precisa a Filemone. Scordati del tuo rapporto schiavo-padrone. È diventato differente, il rapporto si è evoluto, si è formato un legame nuovo. Adesso Onesimo è un credente, un legame significativo che cambia completamente lo scenario e il futuro tra i due. Come si è arrivati a questo cambiamento? Mi dà la prossima, Matteo. Filemone 10, i versetti 10 e 11. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Ah, durante la mia vita io ho vissuto soltanto a Montefiascone, mentre mia moglie ha vissuto in tutte le parti del mondo. Mi ricordo quando siamo andati in questura per fare la cittadinanza italiana, e c'era un foglio di carta dove su due righe dovevi mettere i posti dove eri vissuto nei precedenti 10 anni o 5 anni, o vabbè, diciamo che fossero 5 anni. C'erano due righe. Janet mi ha detto, dice: Marco, io lì non c'entro, scrivi stretto. Janet ha cominciato a scrivere e gli occhi della persona che stava dall'altra parte guardava che il foglio si riempiva. A un certo momento ha detto: signora, basta, bastano quelli che ha scritto. Dice: meno male, perché ero soltanto a metà dei posti dove sono vissuta negli ultimi 10 anni. Ora, una delle cose belle dello spostarsi è vedere nuove cose, cambiare città, avere nuovi amici, ma una delle cose brutte dello spostarsi è che quando uno ritorna in un posto, i posti e le persone sono cambiati, i posti sono differenti. Molto è cambiato, lo scenario è cambiato, ci sono palazzi invece che boschi, strade invece che fiumi, ma anche le persone sono cambiate. Chiaramente le persone con cui avevamo comunione fraterna nel tempo si sono evolute, hanno cambiato atteggiamento, sia l'aspetto fisico, chi ha il cruce alla pancia, chi ha caduto i capelli come a me, ma anche le mentalità e le attitudini quasi quasi non sembrano le persone con cui avevamo comunione fraterna un tempo. Le persone cambiano e cambiano continuamente, e questo è quello che dice Paolo a Filemone. Tu sei cambiato, Filemone, tu sei cambiato. Ricordati, tu prima non eri credente, adesso sei credente, tu sei profondamente cambiato. Ora stai testimoniando Gesù. Tu hai addirittura una chiesa in casa tua, Filemone, pensa quanto sei cambiato. Ma anche Onesimo è cambiato. Paolo vuole che Filemone riconosca che Onesimo è diverso, anche a distanza, anche se non l'ha mai visto come un fratello in Cristo. Filemone potrebbe obiettare: ma in che cosa è cambiato? Per me è uno schiavo fuggito. Allora, in primo luogo, Onesimo è pentito. È pentito, dice: perché? Come fai a dire? Non c'è scritto nel testo, non c'è scritto, però lo dico perché so come la pensava Paolo, per quanto riguardava il rapporto tra servi e padroni. Mi dai la prossima, Matteo? Colossesi 3, 22. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Ok? E lo dico perché so che Onesimo è pentito, perché so quello che dice Paolo di Onesimo. Mi dai la prossima, Matteo? Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene. Una nota, come ha detto Gin qualche settimana fa. Paolo non dice la schiavitù,
ma sta dicendo semplicemente a persone credenti di come comportarsi nel momento che sono in schiavitù, dicendo ok, tanto schiavi rimanete schiavi, per cui comportatevi in questa maniera. Fine dell'inciso. Allora, Paolo come chiama Onesimo qui? Figlio. Un figlio generato, chiaramente non era realmente figlio suo, è un figlio generato attraverso la nuova nascita in Cristo. E Paolo non avrebbe mai chiamato figlio una persona se non avesse avuto la certezza che quella persona si era pentito. Perché prima di battezzarlo e prima di dirgli ok, tu sei un figlio di Cristo, gli avrebbe detto pentiti di quello che hai fatto. Perché? Perché tu come schiavo dovevi obbedire secondo al tuo padrone secondo la carne e non l'hai fatto, per cui ti devi pentire, Onesimo. Per cui sono sicuro che Onesimo si era pentito di quello che aveva fatto. Ma Paolo fa molto di più, mi dai la prossima, Matteo? Come pensi che sia arrivata la lettera a Filemone? Fax? Email? Piccione viaggiatore? Filemone 12, la prima parte, te lo rimando. Probabilmente è Onesimo che ha in mano la lettera. È in mano che sono state consegnate, tutte le lettere di Paolo sono state tutte quante consegnate a mano, non c'erano corrieri, non c'era DHL o altri. Per cui io mi immagino che sia proprio Onesimo che abbia la lettera di Paolo e Filemone sta lì davanti con Onesimo che si vede presentare e dice «Ah, tu sei quello che mi è scappato». Sì, questa te la manda Paolo e Filemone la apre e rapidamente, anche perché sono soltanto 25 versetti, la legge davanti a Filemone, davanti a Onesimo, con Onesimo che guarda per vedere la reazione di Filemone col cuore in gola, perché non sa se lo marcherà con una F di fuggitivo o se lo abbraccerà con la F di fratello in Cristo. Onesimo sta rischiando la sua stessa vita, perché poteva pure essere messo a morte da Filemone. Portando quella lettera rischia, ma c'è ancora di più. Paolo dice che Onesimo si è trasformato, Filemone 11. Un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Qui c'è da capire un attimo quello che come sta usando la lingua Paolo. Paolo fa un piccolo gioco di parole. Onesimo, in greco, onesimos, significa utile. Onesimo significa utile. Era un nome che veniva dato normalmente agli schiavi. Gli schiavi che erano utili, quando magari c'erano dei nomi impronunciabili, allora dice, come ti chiamerò? Ti chiamerò Onesimo, ti chiamerò utile. Perché? Perché mi sei utile, mi sei un servo. Allora, attenzione al gioco di parole di Paolo. Ti mando utile, che ti era inutile, ma adesso è utile a me e a te. Sta giocando con le parole. E gli sta dicendo che Onesimo, utile, era inutile come schiavo. Era inutile come schiavo, ma che ora come fratello in Cristo sarai utile sia a Paolo sia a Filemone. Allora, di quale utilità sta parlando Paolo? Perché dice sarà utile a me e a te, che ci avevano un qualche cosa di un affare insieme, un negozio, un business. L'unico business che ci avevano in comune Paolo e Filemone era proclamare Cristo al mondo, evangelizzare, portare la parola di Gesù. Paolo afferma l'utile Onesimo come schiavo di Filemone è inutile, ma come schiavo di Cristo è utile a me e è utile a te. Allora, possono veramente cambiare le persone così tanto? Può uno schiavo fuggitivo cambiare? Mi dai la prossima, Matteo? La Bibbia afferma di sì. Romani 6, versetto 4. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Una vita nuova, che significa cambiamento.
2 Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove, una nuova natura in Cristo, una nuova vita in Cristo. E prima Pietro, versetto 3 del capitolo 1. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Cristo Gesù dei morti. E dalla prossima Matteo. Forse non conoscete la faccia di questa persona, perché non siamo perché non siamo americani. Questo è un certo Johnny Lee Clary. Johnny Lee Clary ha imparato a odiare fin dalla nascita, fin da quando era piccolo, essendo cresciuto in una famiglia che era impregnata di razzismo, rabbia e bigottismo. A 14 anni fu sedotto dalle teorie di un certo David Duke, che era il famigerato capo del Ku Klux Klan. Siete presente? Quelli che andavano a bruciare i neri, che li impiccavano? E tanto da diventare quello che si chiamava Grand Wizard. Grand Wizard era il mago imperiale, un leader di primo piano del Ku Klux Klan, che commetteva omicidi, stupri, sevizie in nome dell'odio e del razzismo. La sua vita non era facile, eh? La vita di questo Johnny non era facile. La prima ragazza che ebbe scoprì dopo che era un'informatrice dell'FBI. Per cui chiaramente l'FBI gli aveva messo le calcagna a questa donna, a questa ragazza, sperando che si tradisse. Ebbe due divorzi e in pratica perse tutti quanti gli amici per quello che faceva. E a un certo punto della sua vita disse: ok, m'ammazzo. Stava lì per suicidarsi quando gridò al Signore di dire: Dio, se esisti, liberami dalla presenza di questo incubo che è la mia vita. E Dio incredibilmente rispose. Quello che vedete qui è Johnny davanti alla chiesa di cui è pastore. Divenne pastore. Le sue esperienze e la sua quasi distruzione furono usate per aiutare gli altri a lasciarsi lo stesso, a lasciare lo stesso istinto di male, lo stesso sentiero di male che aveva percorso così a lungo. Divenne pastore e nel 1995 addirittura fu nominato dal Congresso americano direttore nazionale per l'uguaglianza razziale. Le persone cambiano, cambiano. Quando arriva Cristo, le persone cambiano. Abbiamo visto nelle altre due predicazioni che il perdono non dipende da chi stiamo perdonando. Il perdono è dal fatto che lui o lei si scusi con noi. Il perdono spesso è una via che percorriamo assolutamente da soli, ma assieme a Cristo. Però qualche volta accade. Qualche volta accade che le persone si pentono e ritornano a noi. Accade che qualcuno si penta, si ravvede e cambi. Magari non viene a dircelo apertamente, però lo vediamo dalla maniera con cui si comporta, dal loro pentimento, lo vediamo che è reale, lo vediamo nel loro atteggiamento verso di noi, lo vediamo nell'atteggiamento che hanno verso gli altri. Come reagiamo noi? In quale maniera reagiamo? Siamo disposti a riconoscere che sono cambiati? Siamo disposti a riconoscere che Johnny è cambiato da Grand Wizard del Ku Klux Klan a pastore di anime e a responsabile dell'integrazione razziale? Siamo disposti ad accoglierlo? O lo continueremo ad identificare con il male che ha fatto o che ci ha fatto, dicendo: ah, ma tu facevi quello, eh? O cancelleremo? Il vero perdono passa anche attraverso il fatto di riconoscere che le persone cambiano, che le persone cambiano. Perché possono cambiare? Perché quando arriva Cristo le persone cambiano. Però non è soltanto questo. Mi dai la prossima, Matteo? Filemone 15,16. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma ora più utile a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Cosa vuole Paolo?
cosa sta chiedendo Paolo a Filemone? Non soltanto che Filemone perdoni Onesimo, ma che lo riabiliti. Lo riabiliti e lo faccia, lo riaccolga in un senso completamente differente, che non è più come uno schiavo e nemmeno come uno schiavo fuggiasco. Lo faccia sentire di nuovo parte delle persone accettate. Paolo vuole che Filemone guardi la situazione da un'angolazione differente. Filemone, so che sei stato ferito e non dico che Onesimo sia innocente, ma forse Dio aveva uno scopo in tutto questo. Forse tutto serviva perché Onesimo potesse conoscere me e attraverso me Cristo e pentirsi e tornare non più come schiavo, ma più che uno schiavo, più che un servitore, ma un fratello amato. Forse Dio stava usando questo male per produrre il bene. Sapete, Dio permette talvolta che accadano eventi brutti nella vita. Eventi brutti, ne abbiamo parlato all'inizio, nella prima parte del culto ne ha parlato Janet. In modo che le persone ritornino ad avere un rapporto con Lui, ad affidarsi a Lui, a essere sottomessi all'autorità di Cristo. Ricordate la storia di Giuseppe, il figlio di Giacobbe? Giuseppe era odiato dai propri fratelli. Perché? Perché era il favorito di Giacobbe. E a un certo punto questa gelosia portò i fratelli a vendere il proprio fratello come schiavo agli egiziani. La vita di Giuseppe passò un sacco di alti e bassi, fino a quando a un certo punto lui divenne il numero due in Egitto, appena un gradino sotto a Faraone. Quando i fratelli ebbero bisogno di cibo, perché si spostarono da Israele verso l'Egitto perché c'era una grandissima carestia in Israele, arrivarono e scoprirono che Giuseppe, il fratello che loro avevano odiato e che avevano venduto come schiavo, era il numero due in Egitto. Allora che cosa dissero? Guarda, prendici come schiavi. Noi non ti chiediamo nient'altro, sappiamo che abbiamo peccato contro di te, non siamo degni di avere il tuo rispetto. Prendici almeno come schiavi, ma salvaci. Mi dai la prossima, Matteo. Questo è ciò che Giuseppe disse loro. Giuseppe disse ai suoi Genesi 45, versetti 4 e 6. Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli gli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto, perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese, e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Giuseppe sta dicendo: guardate, voi avete pensato il male, Dio l'ha rigirato a bene. Oppure nella parabola del figlio prodigo, vi ricordate? C'è questo figlio che chiede la sua eredità al padre prima che il padre muoia, per cui in pratica gli dice: guarda, per me tu sei come morto, dammi i soldi che me ne vado. Prende e sperpera tutto quanto. Disperato ritorna a casa e gli dice al padre: guarda, io sono tuo schiavo, prendimi come un tuo schiavo. E che cosa risponde il padre? Luca 15, 24. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Qualche volta accade, non sempre, ma qualche volta accade. Non sappiamo Dio come faccio, non sappiamo come Dio opererà in una crisi, come volgerà un sbaglio, un errore, un peccato per riaccendere il ricevitore dell'anima di colui che commette quello sbaglio, quell'errore, quel peccato e riaverlo indietro, non più come schiavo del peccato, ma come servo di Cristo. Il piano finale di Dio nelle nostre vite non è che quello che la veda sia facile. Anche a noi, anche a mia Janet, sarebbe piaciuto tanto che 10 anni fa si fosse risolto tutto quanto. 10 anni fa. E la vita durante questi 10 anni non è stata facile, non è ancora facile.
Il piano di Dio nella vita è che le persone arrivino a conoscerlo come il loro Signore e Salvatore e a Lui affidarsi. E noi come credenti siamo tenuti a perdonare, a riconoscere il cambiamento e riabilitare le persone nel momento che vediamo il cambiamento. Questa è la strada che Paolo chiede di fare a Filemone, questa è la strada che Paolo vuole che Filemone percorra fino alla fine. Se mi consideri tuo partner, accoglilo come se accoglieresti me, perché in Cristo io, Paolo e Onesimo siamo la stessa cosa, perché siamo due fratelli in Cristo. È facile? No. Ma perdono, riconoscimento e riabilitazione guariscono le relazioni interrotte tra marito e moglie. Perdono, riconoscimento e riabilitazione guariscono le relazioni interrotte tra genitori e figli. Perdono, riconoscimento e riabilitazione risanano le relazioni interrotte o corrotte tra fratelli e sorelle in Cristo, tra credenti. Perdono, riconoscimento e riabilitazione sono questo. Tutto ciò significa perdonare davvero. Perdono, riconoscimento e riabilitazione. Ho detto che non è stato facile. È stata facile quella? È stata facile per Gesù, figlio di Dio, scendere, perdere la sua natura divina, farsi crocifiggere, pur di perdonarci. Perdonare non è facile. A Gesù è costato la croce. L'amore che perdona non è mai gratis per colui che perdona. Ma l'amore che perdona riconosce, riabilita e porta gloria a Dio e pace al suo popolo. Siamo alla fine di questa serie sul perdono, dove Paolo ci fa scoprire gli effetti che ha sul credente. Nella prossima, Matteo. Perdonare. Paolo ci fa scoprire gli effetti del vero perdono su chi è credente. Perdonare per essere liberi dal passato e dall'amarezza. Per chiudere le porte al maligno e aprire a Cristo, per modellare noi stessi ad immagine di chi ci ha perdonato, per dar forma all'amore con cui siamo stati amati. Se te sei stato colpito, se te sei stata colpita da qualcosa in queste tre predicazioni, ti prego di pregare assieme a me queste cose nel tuo cuore. Padre, siamo così colpiti da questa tremenda lezione del perdono. Se c'è qualcosa, Signore, nel mio cuore che potrebbe essere in qualsiasi senso visto come un atteggiamento spietato verso chiunque, per favore, perdonami e rimuovelo, poiché so che tu non puoi accettare un cuore che non perdona. So di avere peccato contro di te. Allo stesso tempo so che il tuo perdono per me significa che posso perdonare quando le persone peccano contro di me. So anche, Signore, che la mancanza di perdono mi fa perdere la comunione con gli altri, la comunione con te, e lascio i miei peccati non perdonati. Confesso che la mancanza di perdono mi priva dell'amore di altri cristiani e scredita il tuo nome. Signore, con il tuo aiuto fa che io possa non essere senza pietà, ma possa essere come Paolo, che perdonava come Cristo, che perdonava come Cristo desiderava e che voleva che gli altri facessero lo stesso, così da poter conoscere le tue benedizioni e la gloria che giunge agli altri credenti, obbedienti attraverso l'amore del nostro Salvatore. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.